Nel corso degli anni la Cucuran ha mostrato una crescita progressiva di partecipanti, segno che l'associazione ed il gruppo organizzatore sanno bene dove mettere le mani. Bambini, famiglie, corridori della domenica e amatoriali si sono dati battaglia sudando e scarpinando in una domenica di solidarietà e divertimento. Quest'anno la podistica della solidarietà è giunta alla sua quarta edizione e ha presentato un percorso molto simile a quello delle passate edizioni. Alle 15 lo start è stato per i bambini delle elementari che hanno ricevuto tutti a fine gara un piccolo premio e passato al termine della loro piccola gara un pomeriggio di divertimento con animazioni, gonfiabili e laboratori a loro dedicati. Poi è stata la volta dei ragazzi under 17 che si sono sfidati sulla misura del chilometro e mezzo, ma alle 16:30 le cose si sono fatte serie e a prendere il via sono stati gli iscritti alla corsa podistica competitiva sulla distanza dei 10 km, gara valevole per il Corrimarche, il Memorial Giuseppe Burrai, un giovane iscritto al circolo Acli di Cucurano, scomparso prematuramente, i cui familiari però vogliono preservare il suo ricordo e i suoi ideali proprio attraverso la corsa, dove primo assoluto tra gli uomini a tagliare il traguardo è stato Perazzini Fabio di Bologna e per le donne Baldassarri Valeria dell'Atletica Banca di Pesaro. Quest'anno corro anch'io, non faccio la competitiva perché dai, sono un pochino meno allenata, però ho iniziato a correre per mio fratello, è stato comunque una passione che mi ha trasmesso lui, perché lui era uno sportivo, giocava a calcio, correva. È nato tutto questo grazie a lui, come sempre grazie a lui. La solidarietà, come la passata edizione, ha preso la strada delle popolazioni colpite dal terremoto. Infatti l'incasso delle iscrizioni verrà devoluto in beneficenza proprio a loro favore. Mentre si stanno degustando la polenta e gli altri prodotti per il ristoro, in questa fase di conclusione della Cucuran, posso dire che sommato tutto le cose sono andate bene, è una soddisfazione per noi aver potuto portare avanti questa iniziativa. Ricordo che le podistiche erano ben tre, un po' per tutte le fasce di età, e la più importante era la conclusiva, il 7° Memorial Giuseppe Burrai, che è un nostro socio del circolo Acli prematuramente scomparso.